Matteo Nicola, allora tanta sofferenza, ma alla fine il Padova è dimostrato di essere superiore. Sì, diciamo che nel primo tempo sicuramente sì. Poi nel secondo tempo siamo andati un po' in sofferenza anche perché loro hanno buttato dentro tutto quello che avevano, però credo che al di là della situazione di Lazar, quello un po' dubbio lì, che hanno protestato loro per il calcio di loro, non sono mai state pallinate. Quindi penso che abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa anche soffrire. Questo ci può anche stare, alla fine loro sono della squadra, però siamo stati lì concentrati, ci siamo aiutati e siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Una dimostrazione quindi anche di maturità, proprio per quello che dicevi poc'anzi, cioè siete aiutati l'uno con l'altro, la squadra è matura a sufficienza anche per prendere il largo in campionato. Questo non lo so, lo dirà il tempo, però penso che regalare Dionisi, Ferretti, Segato, sono giocatori da poco, quindi abbiamo dimostrato che siamo una rosa valida, siamo un gruppo forte, stiamo crescendo e quindi la strada è giusta. Non dobbiamo mollare perché anche se abbiamo fatto tante vittorie non abbiamo fatto nulla. La partita poteva essere chiusa anche prima se Tiboni sfruttava per una bella occasione. Sì, Tiboni lì aveva fatto una cosa, cioè da giocatore di categoria superiore, peccato che l'abbia tirata fuori, però è un giocatore che sicuramente col tempo ci darà una grossa mano e magari venire a giocare insieme all'altro che sappiamo potremmo anche divertirci, ecco. Senti, il primo posto in solitaria cosa significa? Che adesso Paolo può prendere il largo? Può prendere il largo se resta concentrato, se non molla, se è bravo a non pensare a quello che si è fatto e a pensare a quello che dobbiamo fare. Grazie.